Amici, grazie e buonasera. Grazie di essere qui con me a dare forza alla mia azione politica e a dare forza a quella che è stata sinora la strada che ho provato a percorrere insieme a tanti. Grazie all'amico Vito per le parole che ha speso per me. Ma io voglio questa sera, in maniera molto garbata e composta, così come il mio costume, contrariamente a quello che alcuni sorgono dire in questi giorni, parlare di cose concrete, di cose serie, di cose importanti, di ciò che la nostra gente aspetta da tanto, tantissimo tempo, affinché questa Campofelice possa veramente, realmente decollare in quelli che sono i settori strategici di intervento in cui deve essere improntata la nostra attività politico-amministrativa. Ma consentitemi di dare un saluto affettuoso a questi 15 coraggiosi trepidanti consiglieri comunali che qui alla mia sinistra, e come vedete nulla questo con la sinistra, la menziono anch'io dal palco, hanno avuto il coraggio di osare contro un sistema di potere che ho voluto con forza e con determinazione contrastare, anche con coraggio se mi consentite, senza lasciarmi intimidire da alcuno e senza dare voce o seguito ai chiacchierì da bar e da cortile che in questi giorni vanno per lo più dicendo e che mi riguardano con malizia e cattiveria, insinuando e dicendo cose che io non merito, anche perché chi mi conosce sa quanto persona seria e per bene sono e quanto miei faccio i problemi degli altri. Amici, questa sera non ho voluto preparare discorso come solito sono fare, ma voglio parlare a braccio, parlare col cuore, così come ho sempre fatto ogni giorno, in questa stessa piazza, in questo corso, in questo paese, davanti a questa farmacia che mi vede ogni giorno presente ad ascoltare ciascuno di voi, per provare a dare e a prendere conforto in una esperienza comune che ci deve vedere insieme per provare a migliorare questo nostro amato paese di Campofelice di Roccella. Cari amici, si è detto di me di tutto e di più, tante falsità e tante menzogne. Sono state fatte circolare voci irriguardose e irriverenti nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia. E questa è una cosa che non posso assolutamente giustificare né perdonare. Quindi, siccome siamo qui però questa sera per abbassare i toni della polemica, voglio invitare ciascuno a fare una seria riflessione e a trasformare in un confronto politico e dialettico quella che deve essere la campagna politico-amministrativa. Ho lasciato questa amministrazione perché non condividevo il modo di essere, di fare, molto spesso arrogante e presuntuoso di qualcuno. Ho lasciato questa amministrazione perché avevo una visione diversa delle cose da fare, perché a suo tempo avevo fatto un'alleanza tra uomini che hanno deluso quelle che erano le mie aspettative. E siccome io sono persona mite, ma determinata, ho trovato la forza e il coraggio di incarnare un nuovo percorso insieme ad altri amici che hanno a cuore le sorti di questo paese e che credono in uno sviluppo nuovo e diverso. Abbiamo iniziato un percorso che ci porta al 29 e 30 maggio alle elezioni amministrative, al rinnovo del Consiglio Comunale, al rinnovo di questa compagine. Mi permetto di chiamare uno per uno i candidati al Consiglio Comunale. Gianni Lanza, detto Giannino come diceva Vito. Plantino Fabio. Catanese Massimiliano. Damiano Francesco. Di Maggio Antonella. Di Matteo Calogero. Di Sanzio Francesco. Dolce Francesco. Ticano Cosimo. Giardina Giuseppe detto Tom. Il giovane La Prena Domenico. Mariscatto Loredana. Norata Angelo.
il vicepresidente del Consiglio Comunale Andrea Occorso, Pecoraro Giuseppe detto Pippo, gli assessori designati, l'amica Mariella Catanese, mio compare Lello Guagliana, Liborio e per ultimo, ma non per ultimo, un grande amico, una grande intelligenza e una risorsa per la nostra comunità, il dottore Salvatore Macaluso. Salvo!